Non smetterò e non mi stancherò mai di dire quanto io ami David Bowie. Sono veramente pazza di questo uomo. Starman riparte così la seconda ora con me in diretta su Radio Capital. 13.06, ancora una volta buongiorno. Io sono la Mario e niente, gli ultimi 60 minuti insieme prima di prenderci la lunga pausa estiva, quella del mese di agosto. Chiudo anche questa stagione con una mia carissima amica che è sempre presente ogni volta che c'è una nuova avventura. Lei ci si butta dentro ed è anche per questo che le voglio un gran bene. Flavia Capone, la founder di letturemetropolitane.it. Flavia? Eccomi. Cioè, segnatela, dichiarazione d'amore in diretta, non ci ricapiterà mai più. Ti faccio una maglietta. Senti, allora, come la chiudiamo questa stagione? Con quale libro? Allora, la scorsa settimana c'erano i tonni, questa settimana ci sono le spigole. Perché rimaniamo d'altronde, sul pesce. E ci sta. Spigole di Tito Faraci, edito Feltrinelli. Forse il nome non vi sarà nuovo, perché Tito Faraci è un fumettista importante, insomma, anche di Landog, Topolino, Tex, Lupo Alberto, quindi insomma un personaggio che di fumetti se ne intende. Infatti il protagonista di questo libro si chiama Ettore Livio ed è a sua volta un fumettista. Mm. Un fumettista che scrive un fumetto simile un po' a Tex, che si chiama Ranger, che diciamo praticamente ogni volta deve cercare un modo per far uscire dai guai questo Ranger che sia diverso dalla volta precedente, ed è molto stanco di questa cosa, tant'è vero che vorrebbe forse decidere di aprire una pescheria. Nel momento in cui prende questa decisione, da lì le spigole, succedono una serie di cose che lo porteranno invece a imbattersi nella criminalità organizzata. Non vi dico come, però c'è una grande avventura dietro questa storia. Vabbè, a me già fa ridere che dall'eroe, sì, insomma, dall'antieroe che deve cacciarsi ogni volta fuori dagli impicci, si arrivi poi a vendere le spigole. Già questa cosa, sì, è immensa per me come, proprio come idea narrativa. E perché poi lui dice: io non voglio cercare, basta cercare di arlovellarmi per trovare delle soluzioni, io voglio solo che qualcuno arrivi e mi chieda, mi dai una spigola, io prendo e gliela do, forse quanto. Beh, però questo è quello che forse almeno una volta nella vita ognuno di noi ha sperato, magari non era la spigola, era lo smalto, che ne so, quattro ravioli, però tutti abbiamo avuto questa idea, una cosa più semplice. Sì, devo dire che questo libro unisce appunto una dimensione più divertente che è legata proprio a questo personaggio e alla sua banda di amici scalcinati, anche un po' il fatto che lui abbia scritto negli anni 80 un fumetto che si chiamava Doc Diablo, che ha avuto tantissimo successo, ma a lui fa schifo, cioè lui ogni volta che ci ripensa si vergogna tantissimo di questa cosa. Devo dire che è molto divertente come libro, però c'è anche una storia nera dietro che diciamo tiene alta la tensione. E poi c'è Milano con i suoi navigli, e io mi sono, esatto, un po', sai cosa mi ha fatto piacere di questo libro? Mi ha dato finalmente la misura di quanto io mi stia abituando a Milano, perché quando ho letto la trama ho detto: ma come, c'è la mia Milano, ci sono i miei navigli, che non è da tantissimo tempo che sono qua, però mi sono accorta di quanto già mi senta parte di questa città, quindi ti ringrazio per questa scelta. Non mi ero ancora resa conto di essere un po' milanese. Molto di più, Milano in realtà è molto di più di uno scenario, è quasi un altro protagonista, e poi chi lo leggerà saprà il perché, e io infatti l'ho scelta proprio anche come collocazione per le nostre fermate, per i nostri viaggi in letture metropolitane. Allora, quante fermate? Milano. 20 fermate, Milano, possibilmente Navigli, come hai detto tu, perché è proprio la zona adatta. Tra l'altro 20 fermate di metro a Milano, ti sei fatta il giro della città tre volte. Senti, allora Flavia, ripetiamo un attimo, Spigole di Tito Faraci, le edizioni sono di? Feltrinelli. Di Feltrinelli, io come sempre ti ringrazio. Grazie per questa stagione insieme, sappi che ti faccio godere solo un mese di vacanza, poi ti chiamerò dentro ai nuovi progetti. Nel frattempo, molto piacere. Flavia Capone, letturemetropolitane.it. Ti voglio bene, talpa! Ciao! Ciao!